Se gestisci un hotel, qualsiasi sia la capacità ricettiva, quella del riposo è certamente una tra le esperienze principali del tuo cliente. Fornire un ottimo servizio è sicuramente molto importante e l'esperienza del riposo lo è altrettanto, perché il letto è il dispositivo che l'ospite utilizzerà per più ore nel corso della sua permanenza. I tuoi letti dovranno necessariamente essere molto comodi, perché se un cliente dovesse malauguratamente svegliarsi con dolori o peggio trascorrere le sue notti in bianco, la bella vacanza potrebbe trasformarsi in un incubo e tutti gli sforzi che stai mettendo in campo per offrire un servizio eccellente potrebbero risultare vani. Il cliente potrebbe anche decidere di interrompere la vacanza, non tornare una prossima volta, ma quello che è peggio, scrivere una recensione negativa. Ecco allora tre errori che secondo me dovresti evitare per aiutare gli ospiti del tuo hotel ad avere un riposo di qualità. Numero 1. Partiamo dall'inizio. Quando compri i materassi, evita di andare a risparmio. È vero che in hotel possono venire molto stressati, durano poche stagioni, più delle volte non vengono trattati col rispetto che meriterebbe. Ma l'acquisto dei materassi, benché siano una spesa, sarebbero da inquadrare piuttosto come un investimento che silenziosamente, nel tempo, produrrà i suoi effetti, sia in positivo che in negativo. Considera poi che non tutti i tuoi clienti potrebbero essere abituati a dormire su un materasso economico o della grande distribuzione. C'è chi per il materasso di casa non bada a spese. Altri invece potrebbero soffrire di patologie che richiedono qualcosa in più rispetto ad un materasso standard. Se il tuo target non sono solo i ragazzini, normalmente leggeri, senza problemi, dovresti pensare ad investire su un ottimo prodotto, anche perché il materasso sarà una delle cose che l'ospite utilizzerà per più tempo nel corso della sua permanenza. Errore numero 2. Correggere un materasso scomodo con un topper. E non sto parlando di igiene, perché ai fini igienici è ok aggiungere un topper al materasso, ma questo dovrebbe essere molto traspirante e quasi non si dovrebbe percepire. Ma se tu oppure i tuoi clienti avete notato che i materassi sono diventati scomodi, correggerli con un topper potrebbe non essere una buona idea, perché a fronte del risparmio il risultato che potresti ottenere sarebbe unicamente un topper con sotto un materasso scomodo. Il topper può venire utilizzato magari su richiesta per correggere una criticità soggettiva, ma non può essere la norma per nascondere i difetti di un materasso oggettivamente scomodo. Se il materasso fosse scomodo, sarebbe molto meglio sostituirlo subito. Errore numero 3. Proteggere il materasso con un coprimaterasso impermeabile. Posso capire che i materassi di un hotel siano esposti a liquidi di ogni genere, ma adottare un coprimaterasso impermeabile significa il più delle volte introdurre uno strato plastico che riduce sensibilmente la traspirabilità del materasso, imprigionando il calore e l'umidità rilasciata dal corpo. Al tatto il tuo cliente potrebbe avere la sensazione di dormire su un grande pannolone plastico, umido e caldo, che potrebbe rendere le sue notti estive un vero tormento. Piuttosto, scegli un materasso sfoderabile, che abbia una fodera traspirante e separabile in due. Se avrai cura di procurarti qualche fodera di ricambio, potrai lavare e igienizzare la parte superiore della fodera, ossia quella che rimane più esposta al contatto col corpo, senza necessariamente lasciare il materasso sguarnito. E per finire, un piccolo suggerimento. Non aspettare che arrivino le recensioni per correggere un'eventuale criticità, piuttosto anticipa gli ospiti e dagli la possibilità di esprimere un giudizio sincero sulla propria esperienza di riposo. Il giorno prima della partenza prova a lasciare in camera un brevissimo questionario, magari da compilare a fronte di un piccolo sconto sulla prossima permanenza. I feedback che arriveranno ti saranno preziosissimi per capire come sono percepiti i tuoi materassi e se ci sono cose da correggere oppure che puoi aggiungere. Inoltre l'ospite avrà la sensazione che sei realmente interessato al suo benessere e desideri costantemente migliorarlo per fargli trovare la prossima volta un posto ancora più bello ed accogliente. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Ora hai due opzioni. Numero 1, guardare altri consigli sui materassi. Numero 2, guardare i miei video sulle reti ad hoga. Fai la tua scelta, perché hai ancora molte cose da scoprire. E non dimenticare di iscriverti al canale. Savoldi, il tuo falegname di fiducia.